Passiamo alla seconda parte dell'esercizio. Mentre nella prima parte volevamo distaccare, cioè far muovere il blocco verso il basso, ricordiamo infatti che il blocco stava fermo quando veniva schiacciato dalla molla e per sbloccarlo verso il basso dovevamo esercitare una forza di distacco di almeno 2 N. Invece nella seconda parte dell'esercizio vogliamo che il blocco venga spostato verso l'alto, quindi cerchiamo il distacco in alto. Perciò non faremo più questa forza da 2 N verso il basso, ma invece faremo una forza verso l'alto. E questa forza la esercitiamo per mezzo di una seconda molla identica alla prima. Identica vuol dire che ha la stessa costante elastica, cioè la stessa durezza. E ci chiediamo di quanto dobbiamo allungare questa molla per sbloccare questo mattone verso l'alto. L'incognita è delta L'. Lo chiamo delta L' per non confonderlo con l'accorciamento della prima molla che era e che è ancora di 3,4 cm, perché questa prima molla continua a esercitare la forza elastica esattamente come prima, quindi continua a esercitare questi 26,2 N di forza elastica che poi sono anche la forza normale con cui il blocco è schiacciato contro il muro. Ricordiamo che la funzione di questa molla che schiaccia il mattone contro il muro è di generare la forza d'attrito. Infatti, attraverso la forza normale, la forza d'attrito diventa più intensa. Quindi la funzione di questa molla è generare quella forza normale che poi genera la forza d'attrito. Come abbiamo fatto prima, vediamo l'analisi di tutte le forze che agiscono sul mattone. Abbiamo detto che c'è questa forza elastica che è uguale a quella di prima e di conseguenza c'è anche la forza vincolare del muro che è la stessa di prima e vale 26,2 N uguale opposta alla forza normale. Inoltre continua ad esserci il peso del blocco perché è la forza con cui la terra attrae il blocco verso il basso. E quindi abbiamo ancora questi 13,72 N. E la forza peso è rappresentata da questa freccia di colore blu. La differenza importante rispetto al caso precedente è che prima la forza d'attrito statico agiva verso l'alto, adesso agisce verso il basso. Il motivo è che la forza d'attrito agisce sempre dalla parte opposta a dove il blocco vuole muoversi. Prima il blocco voleva muoversi in basso perché noi lo tiravamo in basso con questa forza di distacco e quindi la forza d'attrito nasceva al contrario in alto. Invece noi adesso, grazie alla forza elastica di questa seconda molla, vogliamo far muovere il blocco in alto e perciò l'attrito nasce verso il basso. È questa la più importante differenza rispetto al caso di prima. L'attrito va in basso, prima andava in alto. Inoltre, come prima, l'attrito è chiamato a dare il massimo, quindi forza attrito statico massima. Questo perché siamo sempre nelle condizioni del distacco, cioè del momento in cui il blocco per miracolo ancora sta fermo ma sta per muoversi. Quindi agisce in basso questo attrito da 15,72 N, che è il valore massimo che può raggiungere. Dunque, in basso, noi abbiamo due forze, la forza peso e la forza d'attrito statico massima. Sommando i loro valori in newton, otteniamo 29,44 newton che tirano il blocco in basso. Se noi vogliamo sbloccare questo oggetto in alto, dobbiamo fare una forza con la seconda molla, dobbiamo fare una forza che è almeno uguale o che supera i 29,44 newton, che appunto è la somma di 15,72 dell'attrito e 13,72 della forza peso. Quindi dobbiamo esercitare una forza elastica di almeno di 29,44 N. L'ho chiamata forza elastica primo per distinguerla dalla forza elastica della prima molla. La nostra incognita è l'allungamento di questa seconda molla che è nascosto dentro la formula della forza elastica. Infatti la forza elastica si calcola con la legge di Hooke, quindi la costante elastica per l'allungamento richiesto. E sappiamo che questa forza elastica vale 29,44 N. Stiamo parlando sempre della seconda molla, quella verticale che tira verso l'alto. Con la formula inversa della legge di Hooke calcoliamo l'allungamento delta L', dividendo la forza elastica primo
diviso la costante elastica, quindi la costante elastica va qua sotto. Andiamo a sostituire i valori numerici, sappiamo che questa forza elastica della molla verticale è 29,44 N, diviso la costante elastica, sappiamo che la costante elastica è la stessa dell'altra molla e quindi l'abbiamo calcolata prima, 7,71 newton su centimetro. Quindi eseguendo questo calcolo otteniamo 3,8 centimetri. Vuol dire che questa seconda molla verticale la dobbiamo allungare di 3,8 centimetri per far sbloccare questo oggetto verso l'alto.